Buongiorno. Buongiorno. Allora, noi ci siamo fatti la doccia, ci siamo sistemati. Francesca stamattina è andata a nuoto e noi adesso andremo a qua. A qua. A questo ufficio qua che è Correos de México, sarebbe la posta. Perché ci dovrebbero essere arrivati dei pacchi. 3, 4, 5 pacchi. 5 pacchi tutti insieme. Mettimi a fuoco per favore. Sai cosa dovremmo fare anche, amore? Cosa? Andare a pagare l'acqua. Ah, è vero, dobbiamo andare a pagare l'acqua. Quindi prendiamo anche la bolletta. Quindi sì. E sono tutto fuori fuoco, che fastidio sta macchinetta. Ok. E niente, quindi adesso dobbiamo fare queste cose. Poi andremo forse a quelle fabbriche dove fanno tutti i bigliettini, gli adesivi. Guardate. Tipografia. Sì, una tipografia. Questo è un adesivo che ha fatto mia zia per il compleanno di Valentino, sua figlia. Noi su questo ci baseremo, su questa misura ci piace, per i cupcake. Che tra l'altro ieri è stata una giornata produttiva, Franci ne ha cucinate tantissimi. Come potete vedere. Qua. Quindi, e poi dobbiamo anche andare a comprare le scatoline per i pacchi. Le scatoline, vedere tutte quelle cosette là. Quindi c'è un po' da fare oggi. E Simon, poverino, rimarrà Simon qui a tenere casa. Sì, devi stare attento alla casa, Simon. Tanto. Ci sono tanti ladri, Simon, in giro, eh. Andiamo. Ok, allora questo è uno dei quartieri tradizionali. È una stradina pedonale, guardate i palazzi quanto sono belli. Carino. Sì, c'è la fontanella centrale. Non eravamo mai venuti qua da questa parte. E ci sono tutti questi, sì, questi ristoranti con la birra. Che la birra sarebbe uno dei piatti tradizionali di qua. E questo rumore è una pompa, è così, che è accesa di là. Bello, eh? Boh, qua si chiama Las Nueve Esquinas perché ci sono 9 angoli in questa piazza, diciamo. Mi piace la fontana, quei piccioni là sopra. Ok, allora noi siamo venuti qui a mangiare in questo tipo casetta di, con delle signore lì. Dio, che pizza, sempre fuori fuoco qua. E questa è una zuppa fatta con le carote. Zuppa alle carote, non so perché è gialla. Però vabbè, è buona, beh? Dio. E abbiamo chiesto una cosa strana, tradizionale di qua, ma non l'avevo mai mangiata. Vediamo un po' com'è. Ecco, questa è una delle cose che veniva dentro la, il pacco. Guardate che cos'è, una casita per Simon. Guardate chi c'è lì dentro. Simon! Ben Simon, ben! Ciao! Simon! È troppo piccola, ma ci va lo stesso. Comunque, questi pacchi sono veramente grandi. Che pieni di roba. Finalmente sono arrivati i quadri, quindi li attaccheremo e ve li faremo vedere, non so se oggi, perché oggi abbiamo tante cose da fare. Comunque prima siamo andati a prendere i pacchi, non vi abbiamo fatto vedere, ma ci sono tra le tante cose questo, questa busta con cose e tante altre cose. Poi siamo andati in quel quartiere che avete visto, quello tradizionale là, non vi ho spiegato più niente perché abbiamo fatto tutto di corsa, ma siamo andati lì, che è uno dei quartieri storici ed è famoso per le, come si dice? Tipografie, quindi dove si stampano le cose, eccetera, su ogni cosa, cioè ti fanno magliette, tazze, ciabatte, tutto quello che vuoi. Sai che forse tipografia non è quello? Tipografia no? È tipo biglietti. E qua è tipo, non lo so, come si chiama? Stampe, allora. Sì, sono stampe, però di tutto. E quindi siamo andati, abbiamo provato a farlo. Dove è il foglio? L'hai lasciato in macchina? L'hai lasciato in macchina? Mm. Io ve lo volevo far vedere, ma Francesca l'ha lasciata in macchina. Comunque abbiamo stampato un po' di prove, ma abbiamo visto che i colori non si sono, sì, è in macchina. Cioè non,
non si rispettavano i colori che noi abbiamo portato nel disegno originale. Quindi abbiamo provato a stampare il logo di Antonella, quella ragazza. Però i colori sono cambiati e non si capiva più il logo proprio in sé. E con lo stesso logo io avevo creato anche un altro bigliettino da visita. Sì. Vabbè. Ma è venuto diverso. Comunque o miglioreremo quello o ne faremo un altro. Cioè, il problema più che altro è il grigio, quello che stava sotto nel logo. Era troppo chiaro e si diventava bianco, quindi non si vedeva più, si vedeva un buco al posto del grigio, quindi bisogna farlo un po' più scuro. E niente, oddio. Poi abbiamo mangiato in quel ristorantino che era casareccio, era una casa di una signora, stava lì la signora a cucinare ed era molto buono anche. Era talmente casareccio che c'era il menù lunedì due cose, martedì due cose, mercoledì due cose, e noi ci piaceva il menù del martedì che erano le polpette. Allora abbiamo detto, ah, ma se veniamo martedì prossimo ci sono le polpette? E lei ha detto no, ogni settimana cambia. Quindi è talmente casereccio. Quindi è come il menù di casa vostra, così. Cioè ogni settimana cambia il menù. Quindi era buono. Poi niente, siamo andati a comprare le scatoline per i cupcake, che sono delle scatoline individuali e sempre in uno dei quartieri strani dove vendono cose. E lì però non ho portato la macchinetta perché appunto sono molto un quartiere molto a rischio, diciamo, shippy. E niente, adesso siamo a casa, adesso sistemeremo un po' le cose, sistemeremo anche le idee, e io tra due ore devo andare a giocare a calcio, oggi è mercoledì, quindi devo anche prendere la divisa che sta sopra lavandosi. Veramente te la devo mettere in asciugatrice. Forse la metto un attimo al sole perché quel materiale è un po' strano. Forse. Vabbè, quindi niente, metto a caricare anche la macchinetta che sta per morire. Quindi facciamo. Ok, allora io sono pronto per andare a giocare a calcio. Ovviamente questa maglia è solo per arrivarci. Volevo mettermi quella della Roma, ma è bagnata. Non... Ho messo in asciugatrice, ma non si è asciugata in tempo. Perché l'ha messa con altri vestiti, quindi cioè con i pantaloni, quindi vabbè. E non so se portarvi al calcio. Perché poi dove lascio la macchinetta? A meno che non venga mio zio come l'altra volta, così anche fa qualche ripresina ogni tanto durante il gioco. Se no non lo so. Vabbè, intanto forse le porto e se c'ha la peggio vi lascio in macchina. Andiamo. Ok, questo è il campo da calcio. Come potete vedere, questo è il campo in cui abbiamo giocato. Oggi, oddio, non c'ho voce. Corso un sacco. Oggi abbiamo perso 3-0 purtroppo di nuovo, ma non abbiamo una squadra molto definita, quindi siamo solo in difesa, non riusciamo ad attaccare mai, quindi io sto diciamo nella difesa centrale e quindi è tosta. Però vabbè, rispetto alle prime partite che abbiamo perso 18-1, 18-0, 3-0 va bene. Piano piano, dai, adesso andiamo a casa che Franci ci sta aspettando. Ok. Allora, io sono arrivato a casa, mi sono super bagnato perché stava super piovendo. Esattamente nel momento in cui ho parcheggiato la macchina devo salire a casa. E mi sono fatto un po' male. Piede sinistro, piede destro, tutte e due. Mi sono spezzato l'unghia del dito, quello ciccione, del piede destro. Però Franci, guardate, mi attende con una bella cenetta. Quindi qui c'è il vino. Pollo bruciato. E c'è la partita di Colombia-Cile, ma adesso lo togliamo e mettiamo dei following. Sì. Allora, questo è latte alla fragola e questo è pan di pitaya. La pitaya sarebbe questa frutta qui, esattamente questi tre colori qua, ci sono anche altri colori. Ed è un frutto che c'è solo in queste settimane all'anno. Praticamente nasce dal cactus messicano, ma è pienissimo di spine, ma tante, tantissime, proprio così. Non è il figo d'India? Non è il figo d'India, ovviamente, è una cosa a metà tra un figo normale, un figo d'India e... che? Basta. Una guayaba, una cosa così, perché c'hai i semi. Sì, cioè semi piccolini. Sa tipo di frutto tropicale. Però è buonissimo, però è molto dolce. Molto buono. E qua si usa tantissimo fare il pane. È uno dei tesori di qua. Una torta. Guardate come è fatto. Dentro, sì, eccola qua. Aspetta, non ti muovere troppo che non mette fuoco.
Ok, eccola lì. Quindi mangiamo pane alla pitaia. Simon, nel frattempo, se mangiavi sui croccantini e vieni qua a vedere se c'è qualcosa anche per lui. Che schifo! Che schifo, me la puntano addosso! Simon, che? Comunque, avete chiesto, alcune di voi hanno chiesto di farvi vedere dei soldi messicani. Forse tra un po' ve li faccio vedere. Comunque ho fatto già il video dove rispondiamo alle vostre domande tranquille. E abbiamo fatto, cioè, metà metà, 5 nel mio e 5 in quello di Francesco, sennò diventava troppo lungo. Quindi lo caricheremo in questi giorni, senz'altro. Buongiorno, guardate chi c'è. Allora, ieri non sono più riuscito a finire il vlog perché mi sono super addormentato. E tra l'altro pioveva un sacco, quindi quando piove tanto io mi addormento. E qua c'è Franci che è morta praticamente, sta ancora dormendo. Quindi io adesso editerò questo video e lo caricherò subito. Spero che vi sia piaciuto. Lasciate come al solito i commenti, che io li leggo tutti. E ogni tanto rispondo anche. E lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale. E la cesarina del giorno, o il cesarino, vediamo. Si chiama Martina Ravasi. E praticamente ci scrive che i nostri vlog gli fanno un sacco di compagnia. Lei ci aveva fatto un altro disegno, ma in realtà era diverso, non era un disegno, era una foto così, diciamo, editata, e non va bene. Noi avevamo chiesto il disegno e tante di voi l'avete fatto benissimo. E sì, il disegno potete anche modificarlo, potete anche fare un po' di, potete migliorarlo, quello che volete. Comunque grazie a Martina. E sei la cesarina per un giorno. E poi, ma vi volevo dire questa cosa qua, non l'ho detto più, ma il giorno che siamo andati là a quelle terme lì, nell'acqua galleggiava un'ape. E io non mi sono reso conto, poi a un certo punto ho sentito un dolore assurdo qui e ho fatto così e ho tolto l'ape, ma diciamo il pungi, come si chiama? Pungiglione. Era rimasto dentro e allora l'ho tolto e c'era vicino a mia zia e gli ho chiesto se mi poteva schiacciare tutto il veleno fuori, e quindi l'ha fatto e non mi si è gonfiato troppo, ma mi è rimasto questo segno qui rosso, quindi infatti mi viene un sacco da grattarmi. Boh, vabbè, succedono anche queste cose. E noi adesso ci alzeremo, io ho acceso la caldaia così ci facciamo la doccia e niente, mi fanno malissimo tutti i piedi per la partita di ieri, che è stata abbastanza intensa. Niente, mettete mi piace, iscrivetevi, commenti. Ciao. Ok, allora io ho appena scolato la pasta. Guardate Franci con le sue pinze nuove rosa. Sì. Abbiamo fatto un po' di acquistini importanti. Questo è il ragù che abbiamo fatto la settimana scorsa. Anzi no, questa settimana.